Nel pomeriggio del 23 marzo, elementi criminali hanno eseguito un attentato con lancio di bombe contro una colonna di polizia in transito per via Rasella. In seguito a questa imboscata, 32 uomini della polizia tedesca sono stati uccisi e parecchi feriti. La vile imboscata fu eseguita da comunisti badogliani. Il comando tedesco, deciso a stroncare l'attività di questi banditi scellerati, ha ordinato che per ogni tedesco assassinato, 10 criminali comunisti badogliani saranno fucilati. Quest'ordine è già stato eseguito. Dal codice degli ostaggi emanato dal generale von Stulpnagel. Gli ostaggi fucilati debbono essere seppelliti in luoghi ignoti, allo scopo di impedire pellegrinaggi nei cimiteri capaci di dar luogo a propaganda antitedesca. Dalla relazione del medico legale. Le 322 salme sinora riconosciute sono 274 di cattolici, 73 di ebrei. Dalla sentenza del processo Kappler, Tribunale Militare di Roma. Fra l'attentato di via Rasella e la fucilazione delle cave ardeatine vi è una sproporzione enorme. Stabilito che la rappresaglia deve considerarsi illegittima, la fucilazione assume la qualificazione di un omicidio continuato. Testimonianza dell'imputato Clemens, capitano delle SS. Le vittime furono portate nella cava a 5 a 5. Dopo averle poste in ginocchio, all'ordine sparammo un colpo solo. Testimonianza del soldato delle SS Amon. Quando venne alzata la fiaccola e vidi i morti, svenni, rimasi inorridito. Un mio compagno sparò per me. Fire! 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 Dalla sentenza Kappler. Il reato di omicidio continuato è aggravato, in quanto in ciascuno di quegli omicidi si è agito con crudeltà verso le vittime. Il generale Meltzer disse che l'ordine ricevuto proveniva da Hitler. Testimonianza dell'imputato Kappler. Gli uomini fornitici dai fascisti furono 65 e non 60. Per questo furono fucilati 5 persone in più. E non vi preoccupaste di controllare? No, ciò fu trascurato. Ma prima della rappresaglia si era rivolto qualche appello specifico ai romani? Io non avevo alcun diritto di fare appelli. Non c'era tempo. Dovevo fare tutto in 24 ore. Non c'era tempo, dice Kappler. In realtà, dall'attentato in via Rasella, all'inizio dell'eccidio, passano appena 23 ore. Dopo aver sparso il terrore tra gli abitanti di via Rasella, i tedeschi non invitarono mai gli attentatori, né con appelli, né con promesse di sospendere l'esecuzione, che fu anzi compiuta di nascosto. Le ardeatine furono un esempio, una punizione nazista contro tutta la città che resisteva ai tedeschi dal settembre 43. La resistenza armata era infatti iniziata a Porta San Paolo dopo il tradimento del re, quando truppe badogliane e cittadini, armati dal Comitato di Liberazione Nazionale, si batterono uniti contro le divisioni germaniche. Gli ordini monarchici sono di cessare il fuoco. La giunta militare del CLN non era in realtà un vero organo di comando, ma piuttosto un comitato politico di coordinamento. Il comando effettivo della resistenza romana è stato la giunta militare tripartita, composta dai rappresentanti del Partito Comunista, del Partito Socialista e del Partito d'Azione. E anche in questo campo, più che la solidarietà politica, la comune piattaforma, ha agito anche il collegamento, la solidarietà umana tra noi che avevamo la responsabilità di questi comandi, tra me, il compagno Pertini e il compagno Bauer del Partito d'Azione. Ci eravamo conosciuti in altri tempi, avevamo combattuto assieme contro il fascismo, eravamo stati a Ponza, e quindi tra noi vi erano dei rapporti umani di fiducia che ci spinsero a combattere assieme e anche a organizzare un posto unico di comando. Il 23 ottobre 43 i tedeschi deportano in Germania 2000 ebrei romani. La città, silenziosa, semideserta, è sempre più ostile verso le truppe occupanti.
Il colonnello Montezemolo, il grande animatore del fronte militare clandestino, cadrà alle Ardeatine con altri ufficiali. Sacerdoti di ogni grado aiutano i resistenti. Così fu arrestato Don Morosini. Ecco, era esattamente il 4 di gennaio. Egli era uscito al solito di la messa al mattino al Cantone Colonna, istituto che è di fronte a noi. Poi era andato dal contenente Bucchi a ritirare due fucili mitragliatori. Se li era messi sotto la veste e insieme col tenente Bucchi rientrava lì al collegio. In quel momento c'era una macchina appostata dinanzi al portone del collegio e c'erano due persone vestite in borghese, erano due ufficiali tedeschi travestiti naturalmente, puntarono la rivoltella contro il padre Morosini e lo tastarono addosso e trovarono subito i due fucili mitragliatori. Portato all'albergo Flora, dove dovette essere seviziato dai tedeschi e dai fascisti, e da lì poi raggiunge il sesto braccio. Fu portato a Forte Bravetta e gli chiesero qual era la sua ultima volontà, disse la messa. Prima di naturalmente essere fucilato, lui si volse verso il pallone dell'esecuzione, benedisse e poi affrontò la morte con molto coraggio. Nelle borgate, proprio là dove il fascismo aveva relegato la popolazione operaia, si formano i centri più vivi della resistenza romana. Si tengono comizi volanti, si distribuiscono giornali clandestini, compaiono sui muri le scritte di protesta, prende corpo la guerriglia dei GAP. Azioni impossibili senza la solidarietà della popolazione, i resistenti trovarono sempre, dopo le più rischiose azioni, una casa amica, un portone aperto, una famiglia pronta a rischiare. Dalle borgate origina lo sfortunato attacco al Forte Tiburtino. 10 partigiani, dopo la cattura, vengono fucilati a Rebibbia. Dalle borgate parte una violenta manifestazione di donne per liberare i detenuti della caserma Giulio Cesare. Cade Maria Teresa Gullace. Durante una riunione nazifascista viene posta una bomba d'orologeria sotto il palcoscenico dell'Adriano. Per un difetto del congegno, la bomba non esplode. Noi fummo arrestati con altri 4 partigiani socialisti il 15 ottobre del 1943, fu portati a Regina Coeli, poi in via Tasso, e i patrioti socialisti prepararono la nostra evasione. È bene osservare questo, che Saragat ed io eravamo stati già condannati a morte. L'evasione fu preparata soprattutto da Giuliano Vasalli, da Peppino Graceva, dai coniugi Marcella ed Alfredo Monaco, da Filippo Lupis. E l'evasione fu attuata il 20 gennaio del 1944. In che modo avvenne l'evasione? L'evasione avvenne, è un po' lungo qui adesso spiegare come avvenne l'evasione, avvenne con dei mandati di scarcerazione, naturalmente falsi, emessi dal tribunale, che fingevano di essere emessi dal Tribunale Militare di Roma. E in base a questi mandati di scarcerazione falsi, noi riuscimmo ad evadere da Regina Coeli. La reazione tedesca e fascista investe ogni classe, ogni ceto sociale. Catturati cadranno gli intellettuali Giorgio Labò, Leone Ginzburg, Gioacchino Gesmundo. Vestita di nero, truccata vistosamente, mi incamminai verso il comando tampa tedesco che era sistemato in un'ala della stazione Termini. Avevo in mano una valigetta piena di esplosivo che aveva 2 maniglie. Imposai la valigia vicino a una finestra dalla quale potevo vedere molti tedeschi che si trovavano all'interno del salone. Mentre camminavo, incrociavo gli sguardi di molti tedeschi che mi rivolgevano anche delle frasi in tedesco che io non capivo, ma penso che mi prendessero per una prostituta. Appoggiata la valigia, la capovolsi e così avrebbe funzionato l'innesco che era costituito da una fialetta di acido. Poi mi allontanai, ma non potevo correre, dovevo andare piano appunto per non dare nell'occhio. Arrivata ai giardini di Via delle Terme, sentii l'esplosione che fu molto forte e allora cominciai a correre anch'io come tutta l'altra gente che mi stava d'intorno. Quanti tedeschi furono colpiti dall'esplosione? Non so con precisione, ma si parla di 40 morti all'incirca. Fu una delle azioni che costò più perdita ai tedeschi. Mentre una mina sulla linea ferroviaria Roma-Napoli costa 400 perdite ai tedeschi, alle porte di Roma, lungo le grandi vie di comunicazione, si vive in uno stato d'assedio quasi continuo.
Spesso per i chiodi a quattro punte sparsi sulle strade, il traffico sull'Appia, la Casilina, la Tuscolana rimane interrotto. Gli automezzi vengono a volte assaltati. La scelta politica che presiedette all'azione di Via Rasella si ricollegava direttamente con l'esigenza di difendere quel carattere di città aperta della città di Roma che i tedeschi pretendevano di rispettare e che invece violavano nella maniera più sfacciata e brutale. Infatti l'obiettivo dell'azione di Via Rasella fu quello di colpire una colonna tedesca di oltre 100 uomini che quotidianamente attraversava il cuore di Roma da Porta del Popolo fino a Macao, attraversava la città in armi al canto di inni militari. Sono uscito dal nostro rifugio di via Marco Aurelio, che erano circa le 2, 2 e un quarto. Mi avanzai verso il Colosseo con questo pesante carretto, attraversai le strade della mia città salendo per la via Tre Cannelle e per la salita di Montecavallo. Al Quirinale incontrai uno spazzino, il quale si avvicinò e mi domandò che cosa stessi facendo fuori dalla mia zona. Gli risposi che mi stavo facendo un carico di cemento, che trasportavo un carico di cemento. Lui credette di capire che io facessi la borzanera e mi disse fatti i fatti tuoi e proseguì verso via Rasella. Il mio compito era fare da copertura a Bentivegna dal momento dell'accensione della miccia fino al completo sganciamento dai tedeschi. Per questo ero armata di una pistola e il mio compito era stare avanti al messaggero fino ad un segnale che avrei ricevuto. Due poliziotti che probabilmente erano lì di scorta a Spampanato, che allora era il direttore del messaggero, mi hanno chiesto i documenti. I tedeschi quella volta, contrariamente alle loro abitudini, non furono puntuali. Difatti stetti lì più di un'ora e mezza. Il ritardo aveva in un certo senso innervosito anche i compagni della scorta, i compagni che dirigevano l'azione, tanto che più di una volta mi fu dato l'allarme e più di una volta dovetti accendere la pipa con la quale poi avrei dovuto dar fuoco alla miccia. Mi hanno detto che non si poteva stare davanti al messaggero. Allora mi sono trovata in difficoltà perché non potevo allontanarmi senza il segnale. A questo punto Pasquale Balsamo, che mi ha visto in difficoltà, mi si è avvicinato. Ho capito che avrei dovuto allontanarmi dal posto dove mi trovavo e che i tedeschi erano stati avvistati, visto poi che era già quasi un'ora che noi li aspettavamo. Quindi ho cominciato a risalire via Rasella e sono passata avanti a Bentivegna, il quale probabilmente ha pensato che doveva mettersi sul pronto. Raggiungo i cancelli di Palazzo Barberini e lì mi vedo raggiunta a mia volta dai due poliziotti, i quali aspettano un po' e poi subito di nuovo mi chiedono come mai mi fossi spostata, perché fossi lì avanti ai cancelli di Palazzo Barberini e perché avessi un impermeabile da uomo. E io loro ho detto che il mio fidanzato era un ufficiale che stava lì alla mensa delle forze armate e che io lo dovevo aspettare. Per fortuna in quel momento vedo venire un'amica di mia madre. Cercai di assumere un atteggiamento disinvolto, presi la scopa e cominciai a spazzare in terra. Finalmente il nemico arrivò. Carlo Salinari aveva dato l'avviso ai compagni che mi avrebbero dovuto avvertire. Avevo il compito di fermare con le armi qualunque inseguitore, tedesco naturalmente. Vedi passare la colonna tedesca all'ora 4. A questo punto mi porto lì all'angolo di via Rasella. E Calamandrei prese posto nel punto da cui avrebbe dovuto darmi il segnale di accensione. Thank you.
correre dietro a noi, io ho estratto la rivoltella in segno minaccioso. C'è stata questa grande vampata della bomba, molto alta, forse arrivò al quarto piano dell'edificio, e il frantumarsi dei vetri, poi un gran polverone, una gran confusione di folla. Sentì il colpo, che aspettavo con ansia. Vuol dire che l'attentato era riuscito. Salimmo da De Gasperi, che mi domandò cosa è successo. Risposi, boh, è stata forse un'azione partigiana. Ah, disse De Gasperi, voi non ne sapete niente, certamente è cosa vostra, tanto ne pensate, tanto ne fate voi comunisti. In realtà era stata l'azione di Via Rasella. Due ore dopo, quando scesi da De Gasperi, dopo un lungo colloquio politico sulla crisi del CLN provocata dalle dimissioni di Bonomi, la città, il centro della città, era ancora in subbuglio. A Piazza di Spagna si sparava e si arrestava. Subito dopo, da Regina Celi, da Via Tasso, partono i camion per le Ardeatine. La città paga il suo tributo alla libertà. La resistenza romana, in grave crisi politica, non risponde con forza all'eccidio. Alla pensione Oltremare, alla pensione Iaccarino, i fascisti torturano, seviziano, uccidono. Così i tedeschi a Via Tasso. Il tradimento del gappista Blasi darà un altro grave colpo alla lotta armata. L'azione dei Gap, tuttavia, continua nonostante gli arresti. Nel maggio del 1944 la giunta militare di cui io facevo parte, con il compagno Giorgio Amendola e con Riccardo Bauer, esaminò col Comitato di Liberazione Nazionale la situazione creatasi in Roma dopo lo sbarco degli alleati ad Anzio, dopo le drammatiche lotte di primavera e dopo lo sciopero generale. E purtroppo si giunse alla conclusione che non vi erano le condizioni politiche e militari per un'insurrezione nella capitale. Giorgio Amendola ed io ci persuademo allora che il nostro posto non era più qui in Roma, ove ormai il Comitato di Liberazione si apprestava a costituire il nuovo governo. Amendola ed io non aspiravamo a poltrone ministeriali. La nostra unica volontà in quel momento era di continuare la lotta contro il nazifascismo, ed entrambi ci recammo quindi nel nord. E finalmente nel nord noi nella primavera, nell'aprile del 1945, avemmo la soddisfazione di poter fare quella insurrezione che non riuscimmo a fare in Roma. Thank you.